sindaco oggi presentato all'organismo anticorruzione della città metropolitana di Napoli, nomi eccellenti e una funzione importante. Sì, io da quando mi sono insediato una delle priorità è stata la lotta alla corruzione e alla mafia. Farlo in modo concreto, in prima linea, con atti amministrativi, quindi già col segretario generale si sono prese tante decisioni sulle gare, sugli appalti, sulle varianti. Oggi un ulteriore passo in avanti, l'organismo, tre altissimi magistrati che adesso sono in pensione, che lo fanno a titolo gratuito, per spirito di servizio e per passione civile. Sono il presidente Luigi Giampaolino, già presidente della Corte dei Conti, il presidente Carlo Alemi, già presidente del Tribunale di Napoli, e il presidente Omer Ambrogi, già presidente della Corte d'Assise. Magistrati con grandissima esperienza sul tema della corruzione e delle mafie, ma Napoli vuole essere soprattutto in prima linea come città antimafia e anticorruzione. Quindi vogliamo essere da esempio e da punto di riferimento, così come io sono stato onorato di aver avuto la delega dall'ANCI come sindaco del Comune di Napoli per la legalità e la sicurezza, oggi siamo un avamposto anche nella città metropolitana per la lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione in modo preventivo, perché la nostra sfida è prevenire, non arrivare dopo, perché dopo si è già perso in qualche modo. Lei ha definito la città metropolitana come una casa di vetro, su un territorio a rischio, forte rischio criminalità e corruzione. Deve essere una casa di vetro, perché è chiaro che sono i 92 comuni che hanno le loro competenze. Noi però dobbiamo costruire una casa di vetro, da esempio, in cui si deve sapere quali sono le procedure, le gare devono avere un'evidenza anche pubblica sui tempi, stiamo prevedendo una serie di controlli ancora più forti sulle varianti, sul cronoprogramma, sulle modalità, e poi l'obiettivo è sempre quello di una riduzione della burocrazia e del formalismo, poche regole ma certe. Quando ci sta troppa confusione, troppe norme, troppa burocrazia, troppi passaggi formali, si annida anche la piccola illegalità, non solo il grande fenomeno corruttivo, quindi un lavoro anche di semplificazione e di coerenza.